Buonasera, Argonauti, mi scuso per la mia voce più roca del solito, ma purtroppo sono afflitto da problemi catarrali da motocicletta, per cui, come tutti quelli che vanno in moto, ogni tanto mi incarto. Bentrovati, spero stiate tutti bene. Oggi qui a Bergamo è una giornata decisamente estiva. E proprio perché è una giornata decisamente estiva, per rinfrescarci un po', parleremo di alpini. Parleremo di alpini in un contesto che è quello in cui, mai forse come in questo periodo, la nostra associazione, io sono un alpino, la nostra associazione si trova al centro di una serie di polemiche che definire sterili è fare un complimento alla sterilità. Per cui oggi volevo un po' parlarvi di noi alpini e cercare di fare il punto, se è possibile, su alcune situazioni che mi sembrano un po' degenerate, francamente. Ma partiamo da noi. Siamo in un anno particolare per la storia degli alpini perché siamo a 150 anni dalla fondazione del nostro corpo. Il corpo degli alpini è stato creato da un'idea, da un progetto, anzi veramente da una proposta fatta da un capitano di Stato Maggiore molto brillante che si chiamava Perucchetti, Giuseppe Perucchetti da Cassano d'Adda, che a un certo punto, a Napoli peraltro, ha elaborato un'idea sua. L'idea era che all'indomani delle tre guerre risorgimentali, l'Italia, che ormai insomma, andava assestandosi sul confine alpino, avesse bisogno di garantire la sicurezza di quel medesimo confine. Per questa ragione, Perucchetti, insieme ad altri, per la verità, insomma, lui è, grazie alla solita reductio ad unum, lui è stato indicato come il fautore, ma in realtà i responsabili della nostra nascita sono diversi, gli ostetrici sono diversi, ma insomma, comunque, lui in questo memoriale proponeva la creazione di un corpo fondamentalmente a carattere territoriale, appunto gli alpini, con depositi e zone di reclutamento nelle vallate alpine e che servissero a proteggere queste stesse vallate dalla possibilità di incursioni ed invasioni da parte dei nostri vicini e segnatamente allora da parte della Francia, che era, così, aveva smesso di essere il nostro alleato prediletto dopo la seconda guerra d'indipendenza, aveva preso una bella batosta nella guerra franco-prussiana soltanto 2 anni prima e nel 1872 si stava ancora leccando le ferite, ma certamente era considerata dagli italiani, come dire, la competitrice più minacciosa anche per gli interessi oggettivi che gli italiani nutrivano sulla quarta sponda mediterranea. E in cui in effetti poi i francesi, una decina d'anni dopo, con il Trattato del Bardo, ci hanno dimostrato essere altro che competitori. Proprio il Trattato del Bardo è quello che in qualche modo ha gettato l'Italia nelle braccia della Germania neonata, peraltro, e dell'Austria-Ungheria, facendoci firmare nel 1882 la nostra adesione alla Triplice Alleanza. Con la Triplice Alleanza, appunto, il confine alpino da difendere doveva essere quello con la Francia, anche se in realtà gli italiani degli austriaci non si fidavano molto e viceversa gli austriaci degli italiani, a ragion veduta peraltro, e quindi hanno cominciato entrambi a fortificare la linea di confine fino alla creazione nel cosiddetto Konradzeit, cioè il periodo in cui era Konrad von Hötzendorf il capo di stato maggiore dell'esercito austro-ungarico, la costruzione dei moderni forti corazzati dell'altopiano d'Asiago e della stretta della Valfella e così via. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché in questo 150esimo degli Alpini, neanche a farla apposta, anzi forse a farla apposta, gli Alpini sono fatti oggetto di tutta una serie di attacchi. Tutta una serie di attacchi che, un po' perché nella mia modesta esperienza di storico militare, gli attacchi concentrici denunciano una strategia comune. E poi perché dall'altra parte, nella mia invece esperienza di, diciamo, anticomunista, per dire un termine, insomma, che possa andare bene a tutti, nella mia esperienza di anticomunista io ho sempre notato che rimane
nella sinistra, anche se indubbiamente si è evoluta per certi versi, rimane nella sinistra questo vizietto della disinformazia, cioè del fatto che quando qualcuno non ti va bene cerchi di farlo a pezzi, cerchi di svillaneggiarlo, cerchi di sputtanarlo, cerchi di accusarlo di colpe che magari non ha, cerchi in ogni modo di dipingerne l'immagine in una maniera tale per cui poi alla fine lo fai a pezzi. Questa disinformazia, cioè questa tattica di delegittimazione dell'avversario, che era nata naturalmente negli anni belli di Stalin, rimane una delle cose che la sinistra mantiene. Insomma, lo stesso sforzo spasmodico di certa sinistra di cercare ovunque ricettacoli e focolai di neofascismo è la dimostrazione che vuole delegittimare un avversario che invece politicamente mi sembra abbastanza legittimo come il centrodestra, cercando di dimostrare come nel centrodestra sopravviva un DNA fascista, il che mi sento di dire non è. Dall'altra parte mi sento altrettanto di dire che un DNA comunista in una parte perlomeno della sinistra sopravviva. Sopravviva e funzioni ancora con le campagne di stampa simili a quelle utilizzate appunto nel periodo del beneamato, per esempio contro i culachi, in previsione poi del loro sterminio, era stata lanciata una clamorosa campagna di stampa in cui il culach veniva sempre rappresentato come un contadino grasso e ben vestito e quindi additato al pubblico ludibrio. Il risultato di questa simpatica campagna di delegittimazione dei culachi è stata poi l'olocausto ucraino del 32-33. Uno scherzetto da 7 milioni di vittime. Per cui, insomma, ad nosco veteris vestigia flamme, direbbe Virgilio, riconosco i segni dell'antica fiamma. E adesso nei confronti degli alpini si è scatenato qualcosa di molto simile. Oggi va di moda definirla la tempesta di merda, ma più che una tempesta di merda, mi sembra invece un'operazione pianificata a tavolino con una serie di attori o di utili idioti, se preferite. Giusto per usare sempre una terminologia cara all'Unione Sovietica, di utili idioti che si prestano a questa cosa. Vediamo però per gradi. In questo 150esimo degli Alpini, il nostro Parlamento ha indicato, e questo è il punto di partenza, è quello che forse in qualche modo ha più infastidito e quindi ha appunto da causa efficiente poi di quello che è successo poi, ha stabilito che la giornata del sacrificio alpino e del valore alpino debba essere il 26 di gennaio, vale a dire la data in cui cade l'anniversario della battaglia di Nikolaevka. Per i meno avvertiti, la battaglia di Nikolaevka viene considerata la battaglia finale della ritirata di Russia, anche se poi in realtà non è così, ma insomma, la battaglia finale della ritirata di Russia, in cui ciò che rimaneva del corpo d'armata alpino più aliquote della divisione Vicenza e di altri reparti, hanno sfondato l'accerchiamento sovietico proprio a Nikolaevka, all'altezza del terrapieno ferroviario di Nikolaevka, con una specie di carica di disperati che non ha niente di, come dire, di scientifico da un punto di vista militare, è la forza della disperazione che ha portato questi soldati, prevalentemente della divisione tridentina, che era quella che aveva subito meno perdite durante la ritirata, che in qualche modo aveva conservato la sua coesione da un punto di vista militare e che aveva ancora qualche arma d'accompagnamento, insieme a qualche cingolato tedesco. Questo esercito di disperati è andato all'assalto disperatamente, lasciando sulla neve moltissimi morti, ma è riuscito a passare, ad aprire la strada, appunto. E da lì la colonna di questi fantasmi in grigio-verde è riuscita poi a raggiungere i tedeschi e quindi a uscire dalla sacca e a raggiungere una zona più sicura. Per questa ragione, il 26 di gennaio, non da oggi, ma da moltissimo tempo, è considerato una festa delle truppe alpine. Almeno all'interno delle truppe alpine viene festeggiata. Io mi ricordo che il mio primo servizio armato l'ho fatto proprio in occasione, della battaglia di Nikolaevka, della giornata di Nikolaevka, e che allora, insomma, ero giovane e abbastanza inesperto. Per me Nikolaevka, sì, certo, l'avevo sentita nominare, ma niente di più. E poi mi sono reso conto di come invece Nikolaevka
nel nostro stesso DNA, insomma sulla carne viva di noi alpini, sia una data veramente da ricordare. Ma non da ricordare come si ricorda la battaglia della Sietta per i granatieri o come si ricorda Montelungo per il CIL. Ecco, no, una data da ricordare, ma come molte cose di noi alpini, che non ha una connotazione militaresca o militaristica, ha una connotazione umana. Cioè, Nikolajevka è la battaglia, tra l'altro una battaglia alla fine di una campagna, cioè la ritirata di Russia, che è funzionata, scusate, ha funzionato, mi incarto anche sugli ausiliari ultimamente, che ha funzionato come un'offensiva alla rovescia. Cioè un'offensiva che anziché andare verso il territorio avversario, cercava di uscire dal territorio avversario e quindi di aprirsi la strada verso casa, per tornare a baita, come scrive Rigoni Stern nel suo Sergente nella neve. Una battaglia quindi che non aveva proprio niente né di imperialista né di nazifascista, come qualche deficiente è riuscito a dire. Una battaglia per tornare a casa, appunto, per andarsene semmai da quella che era stata una scellerata impresa militare, non solo perché a noi la Russia non aveva fatto proprio niente, e anzi, i russi avevano nei nostri confronti, come dire, un rapporto di benevolenza e di simpatia che anche durante la ritirata ha segnato una notevole differenza tra il trattamento riservato agli italiani e quello riservato ai tedeschi, anche se ricordiamocelo. I prigionieri italiani poi non sono stati affatto trattati con i guanti e sono morti a decine di migliaia, prima nelle cosiddette marce del Davai e poi nei campi di concentramento per malattie, fame e tutto il resto. Quindi sull'averci trattato bene ci andrei piano. Certamente però la memorialistica sulla ritirata di Russia dice che i contadini russi contro di noi non avevano un particolare astio e anzi, come dire, tendevano a trattarci abbastanza bene. Insomma, come non è, questo 26 di gennaio per noi è un simbolo non di una guerra arrogante, invasiva, antidemocratica e tutto quello che vi pare a voi, ma è il simbolo invece del valore disperato di chi vuole tornarsene a casa sua, di chi non combatte per una bandiera astratta, ma per una bandiera concreta, cioè la propria casa, la propria valle, la propria fidanzata, la propria mamma e così via, che è un po' lo spirito delle cante alpine che avrete avuto modo di rilevare se le avete ascoltate, non contengono dei messaggi militari, strettamente militari. Hanno questa malinconia, questa nostalgia, questo senso anche di fraternità umana che è caratteristico degli alpini e che fa amare probabilmente gli alpini in modo particolare proprio per questa loro dimensione, diciamo, non arrogante, non burbanzosa, ecco. Vabbè, comunque sia, ahimè, il difetto fondamentale della battaglia di Nikolajevka è che è caduta proprio il 26 gennaio. Il 26 gennaio del 1943. Il 27 gennaio del 1945 i carri armati russi arrivavano ad Auschwitz e, virgolette, liberavano i prigionieri del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. Auschwitz era un campo di concentramento, Birkenau, che era attaccata ad Auschwitz, era invece un campo di sterminio. Arrivano i sovietici e questa data viene scelta come data simbolo della giornata della memoria, cioè del giorno in cui si ricorda la Shoah e il sacrificio del popolo ebraico nella Seconda Guerra Mondiale, le persecuzioni che ha subito e i milioni di morti che ha subito. Ahimè, la contiguità di queste due date, lo so che sembra incredibile, ma è vero, la contiguità di queste due date ha fatto gridare allo scandalo. Non è possibile festeggiare una ricorrenza nazifascista il 26 di gennaio e ricordare la Shoah il 27. È un affronto. Ecco, io credo che chi riesca ad elaborare idee di questo genere, qualche problemino dal punto di vista strettamente cognitivo ce l'abbia e comunque certamente ne abbia dal punto di vista delle psicopatologie. Perché, prima di tutto, sono due cose che non c'entrano nulla una con l'altra. E in secondo luogo, come ho cercato in molte occasioni di spiegare, Nikolajevka è davvero il simbolo del sacrificio alpino del tutto avulso da un'idea di vado all'attacco, cioè non è Isbuscensky,
non è l'ultima carica di cavalleria, non è, che posso dirvi, la ridotta Lombardia, non è quel tipo di ricorrenza, ma è una ricorrenza che per gli alpini significa veramente, da una parte, festeggiare una vittoria quasi sulla guerra, mi verrebbe da dire, e dall'altra parte ricordare l'enorme numero di caduti che abbiamo dovuto lasciare in terra di Russia. Una tragedia che oggi viene minimizzata, ma negli anni, nei decenni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, c'erano famiglie e famiglie e famiglie che cercavano disperatamente notizie dei loro cari, di cui non si sapeva nulla. Erano spariti al di là della cortina di ferro e non se ne sapeva più niente. Ecco, ricordare Nikolajevka vuol dire anche ricordare questa tragedia. Aggiungo, così, per la buona pace delle vestali dell'antifascismo militante, che la resistenza è nata proprio dai reparti di alpini reduci dalla Russia, che in Russia avevano da una parte sperimentato la catastrofica gestione della guerra e dell'Italia da parte di Mussolini, e dall'altra parte il fatto che i nostri cosiddetti alleati tedeschi erano tutt'altro che alleati, ci consideravano feccia e prendevano a colpi di calcio del fucile le mani degli alpini, dei soldati italiani che cercavano di aggrapparsi ai loro camion durante la ritirata. L'atteggiamento dei tedeschi anche nei confronti degli ebrei, le atrocità che si sono viste e così via, hanno fatto sì che questi reduci di Russia avessero nutrito nel proprio petto una avversione invincibile per il tedesco e per il fascista. E quindi proprio di lì nasce la resistenza. La resistenza non nasce né con i nuclei cittadini di giustizia e libertà, né men che meno con i Gappo, con i partigiani garibaldini. No, questi vengono non molto tempo dopo, in un secondo tempo, e danno un'impronta più strettamente politica alla resistenza. La prima resistenza è una resistenza fatta da questi soldati che si rifiutano di consegnare le armi l'8 settembre e che vanno in montagna. Non a caso poi. Mi sembrerebbe banale citare la casa in collina di Cesare Pavese, ma non a caso la montagna è il luogo d'elezione della resistenza. La montagna che viene vista proprio come alternativa alla pianura che invece è nelle mani dei tedeschi e dei fascisti. Su quella montagna si muovono i reparti alpini per primi, perché è il loro territorio e lì comincia la resistenza. Altro che guerra nazifascista, altro che dipingere gli alpini come dei nazifascisti, come dell'SS in grigio verde che andavano a eseguire così ciecamente i disegni di qualche dittatore. Non è così, non è così. No, storicamente non è così. È stupido sostenerlo ed è perfino banale dire che non è vero. Insomma, è ovvio, è talmente ovvio. Ormai però siamo arrivati in una tale dimensione di, non so come dire, di travestimento della realtà. La realtà è diventata un dettaglio talmente secondario che ormai si insegue qualsivoglia teoria così a casaccio, così, semplicemente ignorando l'esistenza della realtà, facendo finta che questa non esiste. E quel che è peggio è che si trovano sempre degli imbecilli, ne abbiamo parlato l'ultima volta quando parlavamo da una parte dei buzzurri e dall'altra parte dei gentiluomini, trovi sempre qualche cretino che abbocca, qualche decina di migliaia di cretini che abboccano, perché ho visto che in seguito ai fatti veri o presunti di Rimini, e poi adesso di questo parleremo, c'è stata una raccolta di decine di migliaia, l'ultima volta che ho visto erano 11.000 firme, che chiedono di sospendere le adunate alpine, peraltro adunate alpine che vengono chiamate raduni. Probabilmente confondono una adunata alpina con un rave che è molto più vicina, è cosa molto più vicina alle loro corde e in cui non si sognano minimamente ad intervenire, nonostante hai voglia altro che molestie, cioè stupri, droga di gruppo, lo schifo più completo. Ma lì però non si deve intervenire. Bisogna intervenire invece su queste molestie degli alpini, che sono, che rappresentano la seconda tappa di questa operazione fango sugli alpini. Se la prima era quella della data di Nikolajevka, che è una ricorrenza che non va ricordata perché è nazifascista, è un oltraggio metterla vicino al giorno della memoria, che vabbè, ok, a parte quello,
C'è la dunata di Rimini, la dunata che poi peraltro a me è sembrata, io sono stato accusato di essere troppo severo, ipercritico, ma anche nel mio intervento su Bergamo TV l'ho definita una dunata un po' scasciona, nel senso che io non ho mai visto gli alpini durante lo sfilamento della dunata sfilare in quella maniera lì, con le mani in tasca, uno qui, uno là, non in fila, non al passo, salutando, facendo selfie, sbragandosi in questa maniera. Perché vorrei ricordarlo, nonostante le apparenze, cioè nonostante che ormai l'Associazione Nazionale Alpini venga presentata anche dalla stessa associazione, si autopresenti come una specie di fatebene fratelli, una San Vincenzo in grigio verde, che poi è verde oliva, non è più grigio verde. Nonostante questo, vi ricordo che gli alpini sono un'associazione di persone che hanno fatto il servizio militare nelle truppe da montagna, cioè che quello che accomuna gli alpini non è di essere buoni, o di essere solidali, o di essere inclusivi, o di essere fraterni. Queste sono qualità che loro certamente hanno, ma la cosa che li accomuna è il fatto che hanno fatto il servizio militare nelle truppe alpine. E l'aver fatto il servizio militare nelle truppe alpine dovrebbe lasciarti, teoricamente, una serie di cose che tu rispetti. Una di queste è che sullo sfilamento si marcia per file e si marcia con ordine. Cioè non è che su una fila di 6 persone, due salutano il cappello, una fa il destro, l'attenti a destra e quelle altre si mettono le mani in tasca. Cioè non funziona così. Piaccia o non piaccia, ci sono delle regole che vanno rispettate. Il labaro nazionale si saluta, ha il cappello quando lo si incontra. Io ho visto, io, un presidente nazionale in una dunata precedente, vedersi passare accanto il labaro e non fare una piega, un presidente nazionale. Dopodiché, oh, ragazzi, è vero che il pesce puzza dalla testa, però insomma, fino a un certo punto. Quindi ricordo che gli alpini hanno delle caratteristiche che sono delle caratteristiche tipiche di chi ha fatto il militare negli alpini e che quindi ha una certa idea di disciplina, di rispetto delle regole, di rispetto anche della forma, che in certi casi è sostanza. Perché se tu vedi un gruppo di persone sbragate con le mani in tasca che cammina per strada, non ti dà la sensazione di un'associazione d'arma, ti dà la sensazione di una scampagnata. Ecco allora l'usare il termine raduno. Allora va benissimo usare il termine raduno. Il Carnevale di Viareggio è un bel raduno. Noi siamo gli alpini e facciamo la dunata, non facciamo un raduno. E non facciamo la sfilata, facciamo lo sfilamento, che è un'altra cosa. Per cui sono il primo io a dire che a Rimini si sono un po' allentati i cordoni. Dopodiché un altro alpino ha commentato il mio intervento su Facebook dicendo: vorrà dire che l'anno prossimo verrai a darci una mano con il servizio d'ordine. Ma neanche per idea. Ma perché devo venire a darti una mano col servizio d'ordine? Non è il servizio d'ordine che ha la responsabilità di queste cose. Sono i singoli alpini che dovrebbero averlo nella testa il servizio d'ordine. Che dovrebbero avere nella testa questo imprinting che gli dovrebbe aver dato il fatto di aver fatto la naja negli alpini. Sarebbe come dire, non so, uno che ha fatto il servizio militare in aviazione, ha fatto il pilota da caccia in aviazione e dopodiché ha il mal d'aria. Cioè, mi sembra un po' strano. Allora, uno che ha fatto il militare negli alpini marcia come marciano gli alpini. E se tu marci con il 33, che è l'inno degli alpini, si intitola Valore Alpino. Ed è di gran lunga il pezzo più suonato dalle fanfare durante lo sfilamento. Se tu marci al 33, il 33 vuol dire che devi fare 33 passi al minuto, è quello lì, altrimenti suona il 52, il 104, il 21. Ma non so se mi sono spiegato. Allora, certamente la dunata di Rimini è stata una dunata bella, sentita, numerosa, con la gioia di ritrovarsi finalmente dopo il Covid tutti insieme. Vis-à-vis, dal vivo, però formalmente è stata una dunata un po' scrausa, è stata una dunata un po' così, insomma. Poi, finita la dunata, viene fuori questa associazione che si chiama Non Una di Meno, sono quelle associazioni che hanno questi nomi un po' ad effetto, e già questo nome, come dire, mi mette sull'avviso, questa associazione che denuncia il fatto che ci sono state almeno 150 persone che hanno dichiarato di essere state molestate, donne che hanno dichiarato di essere state molestate dagli alpini. Il che, scusate, può benissimo essere, cioè, non è che gli alpini siano una casta intoccabile.
Se ci sono degli alpini che hanno molestato delle donne, beh, li si prenda e a termini di legge li si persegua, come si perseguirebbe chiunque. Se l'arcivescovo di Milano viene preso a toccare il sedere di una ragazza, venga perseguito, esattamente come un generale degli alpini o come un vigile del fuoco o come il signor Pippo Pippo. Questa è l'isonomia, la legge che è uguale per tutti, di cui abbiamo parlato infinite volte nei nostri incontri. E li denunci. Dopodiché, da questa denuncia generica di queste 150 donne, pare che si sia arrivati a una denuncia penale, una su 150. Dunque, circa 90.000 alpini, circa 400.000 persone, molte delle quali potrebbero benissimo, come è già successo, spacciarsi per alpini perché, ahimè, ai raduni, alle adunate degli alpini ci sono le bancarelle che vendono cappelli alpini a tutti. E siccome spacciarsi per alpino evidentemente tira, molti si mettono in testa il cappello alpino, ma sono dei pirla qualsiasi, non sono mai stati alpini. Quindi già 400.000 persone, di cui non so quanti che si spacciano alpini, 90.000 alpini, 150 segnalazioni, una denuncia. Ma sulla base di questo, ecco che parte clamorosamente questa macchina della disinformazia. E il fatto che le cose si colleghino, Nikolaevka, la adunata, non starò qui di nuovo a ricostruire la filiera, mi convince che gli alpini siano il prossimo bersaglio. Cioè che gli alpini siano una delle poche isole in cui un certo tipo di visione del mondo, quello dei gessetti colorati, delle candeline, del vogliamoci tutti bene, del siamo tutti fratelli, non ha attaccato fino in fondo, un po' attaccato, perché se vi leggete l'Alpino, qualche sbandata in quella direzione mi pare che ci sia. Ma al di là di questo, gli alpini sono ancora coesi, rappresentano ancora bene o male l'uomo della montagna con gli scarponi pesanti, ma con la testa che non si lascia tanto abbindolare dai gessetti colorati. Ecco, quindi gli alpini sono indicati come una categoria a rischio, una categoria rischiosa. Una categoria che è meglio circoscrivere, è meglio ridimensionare. Gli alpini danno fastidio perché sono utili. Se voi andate a chiedere a un qualunque amministratore pubblico del Nord Italia qual è il suo rapporto con gli alpini, vi dirà che gli alpini sono quasi indispensabili nel terzo settore, nel volontariato, sono quasi indispensabili come supporto volontario a tutto ciò che avviene all'interno di un comune, e specialmente nelle piccole realtà. Gli alpini sono l'esempio stesso della solidarietà. Bergamo l'anno prossimo, capitale della solidarietà. Gli alpini a Bergamo sono i più solidali, sono quelli che raccolgono più soldi, sono quelli che fanno più iniziative, che offrono più ore di lavoro, sono i primi donatori Aido, i primi donatori Avis. Questo sono. Sono quelli che costruiscono un ospedale anti-Covid in una settimana, laddove la Cina, che ci aveva fatto strabuzzare gli occhi, ci ha messo 10 giorni, noi una settimana. Sono quelli che hanno il miglior ospedale da campo aviotrasportabile d'Europa. Questo sono. E danno fastidio, perché in un paese di cialtroni, di gente da reddito, di cittadinanza, della gente così dà fastidio. Allora bisogna bastonarli. Come bastonarli? Visto che non li puoi prendere in castagna. Sullo scandalo dei banchi a rotelle, non li puoi prendere in castagna sul rubare, allora li prendi in castagna dicendo che da ubriachi sono degli ubriaconi, e questa leggenda per cui gli alpini sono tutti degli avvinazzati, purtroppo l'abbiamo un po' alimentata anche noi, quando andiamo alle adunate e ci facciamo vedere esibizionisti forse, con la bottiglia in mano, con i tricicli improbabili, con i cappelli da Madonna Pellegrina. È colpa anche nostra, che forse certe volte ci lasciamo veramente un po' andare. E infatti io non sono cioè non metterei la mano sul fuoco sul fatto che qualche alpino ciucco non abbia fatto dei commenti un po' pesanti, altro che catcalling, nei confronti di qualche ragazza. Vanno presi, vanno isolati, vanno cacciati. Punto. Ma senza pensarci su due volte, è intollerabile che un essere umano, ma che un alpino si comporti così, se un essere umano si comporta così, io non lo frequento e spero che la legge lo persegua. Se
Se un alpino si comporta così, pretendo che venga cacciato dalla lana. Dico, io con questo non ci voglio avere a che fare. Con uno che è ubriaco, insolentisce o molesta una donna, io non ho niente a che fare. Questo vorrei che fosse chiaro, ma vorrei che fosse altrettanto chiaro che dietro questa cosa, evidentissimamente, c'è un'operazione di discredito degli alpini. Poi viene fatta questa raccolta di firme, credo da Focus, credo, non vorrei dire una roba per l'altra. Viene fatta una raccolta di firme, sono già più di 10.000 firme, in cui si chiede di sospendere la dunata degli alpini. Ecco qua, agli alpini hanno messo il bavaglio, gli hanno messo il silenziatore. Non fanno la dunata e quindi non vanno in televisione, non fanno le interviste, i loro valori e i loro ideali non vengono propagandati perché altrimenti ce la cantiamo, ce la suoniamo tra noi, fra alpino, scarpone aerobico e così via. Ci scriviamo le nostre cose e belle finite. Quello era naturalmente una letterina enorme in cui gli alpini inevitabilmente vengono additati alla nazione come un esempio positivo. Eh no! Allora bisogna silenziarli e come li silenzi? Dimostri che sono tutti dei potenziali stupratori, perché questo poi è il discorso che è venuto fuori, e che non è che perché sono alpini bisogna chiudere un occhio, anzi bisogna tenerli bene aperti, anzi facciamo una bella cosa con consenziente tutta una litania di ministri che provengono, come potrete immaginare, da un ambiente abbastanza esplicitamente ostile a certe cose ed esplicitamente favorevole a certe altre. Quindi togliamogli, sospendiamogli per un paio d'anni, che in Italia vuol dire sospendiamo e basta, sospendiamogli per un paio d'anni la dunata e belle finite, abbiamo risolto il problema. E la disinformazia ha ottenuto il suo risultato, che è quello di annientare l'avversario. Poi ci si mettono anche le ministre, la ministra Bonetti, insomma, a dire, ah, stigmatizziamo, certo, stigmatizziamo, perché però non stigmatizzi tutta una serie di altre simpatiche coserelle? Vieni a stigmatizzare un caso di denuncia per molestie. Ma sapete quante denunce per molestie ci sono ogni giorno in Italia? E sapete chi sono i protagonisti prevalentemente di queste molestie? Mica gli alpini, ragazzi. Quindi vorrei che questo discorso fosse chiaro fino in fondo. Io non sto difendendo gli alpini perché sono un alpino, o perché ritenga che gli alpini siano degli esseri al di sopra di ogni sospetto e quindi al di sopra di ogni accusa. Io sto dicendo che può darsi benissimo che anche tra gli alpini ci siano personaggi riprovevoli, ci siano delle mele marce, ma quello che sto dicendo è che il numero di queste mele marce è certamente molto, ma molto ridotto. Che se gli alpini stanno subendo anche una decadenza di costumi, è anche colpa degli stessi alpini, del modo stesso in cui gli alpini stanno cominciando ad autorappresentarsi all'esterno. E che comunque queste colpe vere o presunte degli alpini, a petto dei meriti giganteschi e non veri o presunti, ma dimostrati degli alpini, mi sembrano così, sulla stadera, mi sembra che, insomma, che non ci sia una corrispondenza fra le due cose, che una sia un fenomeno macroscopico e l'altro un fenomeno microscopico. Poi leggo un tweet di Berizzi. Voi sapete tutti chi è Berizzi, è un giornalista che ha un po', come dire, la tigna di andare a scoprire fascisti ovunque, è uno che vede fascisti dappertutto, cioè guarda nel portaombrelli per vedere se ci sono i fascisti. Berizzi è uno che scrive prevalentemente di fascisti, della minaccia del ritorno del fascismo sotterraneo, del razzismo dei fascisti, dei gruppi neofascisti, degli accordi sporchi che ci sono tra i gruppi fascisti, del denaro che gira nella destra italiana illecitamente, e poi probabilmente davvero minacciato da qualcuno, poi mi hanno minacciato i fascisti, ecco i fascisti, io sono vittima dei fascisti, io non smetterò mai di lottare contro i fascisti, anche se i fascisti mi vogliono tanto male, e così via. Berizzi abbandona per un momento il suo focalizzarsi sul fascismo e sulla minaccia da un giorno all'altro di un'altra marcia su Roma e scrive, io spero non l'abbia scritto, spero che sia una fake news, perché ormai, come sapete, non si sa più se credere o non credere, ma compare, firmato da lui, un tweet, insomma un messaggetto su internet,
in cui descrive gli alpini come un branco di vigliacchi, vigliacchi con la penna, come potenziali stupratori. Insomma, dice tutto il male che si può dire degli alpini, ma lo dice in una maniera che è l'esatto contrario di come si dovrebbe esprimere un giornalista o un uomo pubblico. Cioè lo dice senza distinzioni, cioè come se gli alpini fossero tutti così, con un odio feroce che mi fa pensare che qualche alpino gli abbia fatto dei torti personali, a lui o ai suoi antenati, insomma, non lo so. Comunque, generalizzando in maniera clamorosa e descrivendo appunto gli alpini in questo modo. Ora, in altre epoche, in altri tempi, un alpino l'avrebbe sfidato a duello, cioè gli avrebbe mandato un cartello di sfida. Gli avrebbe detto: caro signor Berizzi, dottor Berizzi o quel che è, sono l'alpino tal dei tali, lei ha insultato sanguinosamente una categoria a cui io appartengo, mi sono sentito personalmente offeso e pertanto la sfido a duello. Gentiluomini e Buzzurri, se ricordate. Un qualunque presidente sezionale del 1920 l'avrebbe fatto. Ubaldo Riva, il vecchio can degli alpini, l'avrebbe fatto. Rodeger l'avrebbe fatto. L'avrebbe fatto Cesare Battisti, che poveretto, essendo morto nel luglio del 16, non ha potuto essere il presidente di un bel nulla. Avrei voluto vedere, però. Battisti che scrive sugli alpini i cuori di fanciullo, insomma, scrive delle cose meravigliose sugli alpini. Li descrive come delle creature straordinarie. L'avrebbero sfidato a duello. Oggi le cose non si risolvono più sfidando la gente a duello. Le cose si risolvono in punta di diritto. Voi sapete quanto poco io mi fidi di questo genere di cose, tuttavia la persona civile, il gentiluomo che vuole difendere la propria dignità, non ha altro strumento che il diritto. E quindi io chiedo, se è vero, cioè ribadisco, io lascio a Berizzi il beneficio del dubbio, ma se è vero che ha scritto quelle cose indegne, indegne non di un giornalista, indegne di un essere umano, sugli alpini, bene, se ha scritto quelle cose indegne, io mi aspetto che i vertici dell'Associazione Nazionale Alpini, che ci rappresentano tutti quanti, lo querelino. Ma lo querelino di brutto e gli chiedano anche un bel risarcimento. Perché poi quella è gente che sulle querele che fa, spesso e volentieri ci campa. E allora campiamoci anche noi, no? Poi daremo tutto in beneficenza. Lo daremo alle donne di Rimini vessate e molestate dagli alpini, qualora ci dimostrino di esserlo stato davvero. Diamoli a loro questi soldi, va benissimo, ma querelatelo, perché non è possibile tenersi in faccia uno sputo del genere, non è da alpini, perché tirare fuori il coltello è azione bassissima e indegna, ma anche tenersi lo sputo in faccia è un'azione bassissima e indegna. Questo lo scrive, non Marco Cimmino, che conta zero, un celebre alpino, un capitano in congedo che si chiama Carlo Emilio Gadda. Milano 1893, Roma 1973. Militare nell'Edolo, tenente e poi capitano degli alpini, fratello di un altro alpino morto in guerra, Enrico, e lui scrive questo in un libro che è forse il libro più antifascista che sia stato scritto in Italia nel periodo, insomma, immediatamente successivo alla guerra civile, Eros e Priapo. E dice che tenersi lo sputo in faccia, insomma, è peggio veramente di tirar fuori il coltello. Ora, io vorrei capire se gli alpini hanno ancora un po' di dignità, se hanno ancora un po' il senso di essere i discendenti diretti di quei Cesare Battisti, di quegli Ubaldo Riva, di quei Carlo Emilio Gadda. Ecco, io vorrei capire se c'è ancora un po' di quel sangue nelle vene degli alpini, o se gli alpini sono veramente diventati soltanto da una parte delle Croce Rossine, dall'altra parte dei Chierichetti e dall'altra parte ancora dei molestatori di donne. Perché io mi rifiuto di pensare che gli alpini che conosco io possono essere inquadrati in queste categorie, esulano da queste categorie, sono altra cosa. Io ho conosciuto tantissimi alpini e continuo a conoscerne da vice direttore dello Scarpone, da collaboratore di Bergamo TV, tantissimi
tantissimi alpini e sono tutti uguali. Sono tutte brave persone, umili, pronte a dare, pronte a lavorare, a rimboccarsi le maniche, a partire quando c'è bisogno, a andare a spalare il fango, a andare a tirar via la neve, le macerie, a ricostruire le città terremotate. Questi alpini io conosco. Io di alpini che molestino donne non ne ho mai visti. Ci saranno anche. Ci sono, prendiamoli e bastoniamoli. Sono il primo a dirlo. Prendiamo e bastoniamo tutti quelli che molestano le donne, non solo gli alpini. E non solo perché ci fa comodo sputtanare gli alpini, perché gli alpini sono quanto di più diverso possa apparire rispetto a chi ci governa. No, non va bene. In questo paese c'è un disperato bisogno non tanto degli alpini, ma di gente seria, di gente per bene. Quello di cui davvero non abbiamo bisogno sono queste campagne di stampa organizzate che una a una vanno a isolare il nemico, e poi non riesco veramente a capire di chi dobbiamo essere nemici noi alpini, che fino a prova contraria facciamo solo del bene, isolati e cancellati perché? Perché il bene che facciamo noi fa vergognare quelli che non sono capaci di farlo. Come quando mi raccontava mia mamma. Che alle poste, mia mamma lavorava alle poste, che alle poste c'era chi le diceva di lavorare più piano perché faceva fare brutta figura agli altri. Ma vi rendete conto? Ma questo è un paese che funziona alla rovescia. Un paese in cui chi fa bene deve essere in qualche modo tartassato perché fa fare brutta figura a chi fa male, è un paese completamente folle, alla rovescia, allo sbando. E se c'è un esempio di un paese che invece in qualche modo se ne può tirar fuori è quello degli alpini. Se c'è un esempio di gente che prova in qualche modo a andare controcorrente rispetto a questo disfacimento globale, sono proprio gli alpini. Vogliamo disfare anche loro? Va bene, d'accordo. Disfiamo anche loro, però a questo punto poi non ci sarà più niente. E quando ci sarà bisogno degli alpini, e non ci saranno più alpini, perché hanno tolto, sospeso, ma è tolto il servizio di leva. Perché ci stanno massacrando adesso sul piano mediatico, perché tanta gente poi è tiepidamente alpina. Quando poi non ci saranno più gli alpini, ci andate voi a spalare il fango, ci andate voi a ricostruire, ci andate voi a montare le tende quando ci sono i terremoti, ci andate voi a mettere gli ospedali da campo, ci andate voi a costruire le case per i disabili, ci andate voi a costruire l'asilo a Rassosh. Bene, se ci andate voi, perfetto. Ma voi non ci andrete mai, il problema è quello. Il problema è che voi non ci andate. Voi siete gli armiamoci e partite, voi siete quelli che sono bravissimi a dire questo non va bene, quest'altro non va bene, ma quando si tratta di sporcarsi le manine ve ne state benissimo a Capalbio, belli, tranquilli, a discutere di Ramino e di Burraco. Questo siete. E allora mi viene veramente da dire giù le mani dagli alpini. Se proprio dovete prendervela con qualcuno, prendetevela con chiunque altro, ma lasciate stare gli alpini, che sono forse una delle ultime speranze di questo povero paese. E io mi augurerei veramente di sentire dalle nostre timidissime, dai nostri timidissimi vertici associativi qualche parola un po' più ferma, qualche parola un po' più decisa. Non delle parole aggressive, non c'è bisogno di aggressività, ma c'è bisogno di quella decisione che hanno gli uomini per bene quando la loro dignità viene lesa ingiustamente. Un uomo per bene, quando lo insulti ingiustamente, deve in qualche modo reagire, rispondere, come rispondono gli uomini per bene, civilmente, non con chissà quale gesto eclatante, ma con la fermezza delle persone per bene, perché questo noi siamo. E concludo con le parole con cui ho concluso l'articolo in cui commentavo questo episodio su Bergamo News, cioè può anche darsi che noi siamo destinati a morire, anzi, probabilmente la sospensione della leva ha segnato la nostra condanna a morte. Però mi piacerebbe che morissimo come abbiamo vissuto, cioè con la schiena diritta, guardando in faccia la morte come fanno le persone di cuore e di coraggio. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.